Posso entrare? Se fletti i legamenti mediali e collaterali e metti un astragalo davanti all'altro, non dovresti avere problemi. Certo, se un giornale riportasse questo evento, il titolo sarebbe "Microcefalo entra in una camera". Le dita, qual è la risposta? Oh, sei un altro di quei brillanti giovani che sanno sempre la risposta giusta, eh? Benvenuto nella vita reale. Quante ne vedi? Sono quattro dita, Arthur. No, 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 guardami. Cosa? Ti stai concentrando sul problema. Se ti concentri sul problema, non vedrai la soluzione. Mai concentrarsi sul problema. Guardami. Quante ne vedi? No, guarda oltre le tue dita. Quante ne vedi? Otto. Sì, sì. Otto è una buona risposta. Sì, vedi quello che nessun altro vede. Vedi quello che tutti gli altri scelgono di non vedere. Senza paura, conformismo o pigrizia. Vedi il mondo intero come nuovo. Ogni giorno. Beh, la verità è che sei sulla strada giusta. Se tu non avessi visto qualcosa in più di un vecchio pazzo scorbutico, non saresti mai venuto qui. Cosa vedi quando guardi me, Arthur? Hai rappezzato il mio bicchiere. Ci si rivede in giro. Patch. Non fotografare gli straccioni, i senza lavoro, gli affamati. Non fotografare le prostitute, i mendicanti sui gradini delle chiese, i pensionati sulle panchine solitarie che aspettano la morte come un treno nella notte. Non fotografare i neri umiliati, i giovani vittime della droga, gli alcolizzati che dormono i loro orribili sogni. La società gli ha già preso tutto. Non prendergli anche la fotografia. Non fotografare chi ha le manette ai polsi, quelli messi con le spalle al muro, quelli con le braccia alzate perché non possono respingerti. Non fotografare il suicida, l'omicida e la sua vittima. Non fotografare l'imputato dietro le sbarre, chi entra o esce di prigione, il condannato che va verso il patibolo. Non fotografare il carceriere, il giudice e nessuno che indossi una toga o una divisa. Hanno già sopportato la violenza. Non aggiungere la tua. Non fotografare il malato di mente, il paralitico, i gobbi e gli storpi. Lascia in pace chi arranca con le stampelle e chi si ostina a salutare militarmente con l'eroico moncherino. Non ritrarre un uomo solo perché la sua testa è troppo grossa o troppo piccola o in qualche modo deforme. Non perseguitare con il flash la ragazza sfigurata dall'incidente, la vecchia mascherata dalle rughe, l'attrice imbruttita dal tempo. Per loro gli specchi sono un incubo. Non aggiungervi le tue fotografie. Non fotografare la madre dell'assassino e nemmeno quella della vittima. Non fotografare i figli di chi ha ucciso l'amante e nemmeno gli orfani dell'amante. Non fotografare chi subì ingiuria. La ragazza violentata, il bambino percosso. Le peggiori infamie fotografiche si commettono in nome del diritto dell'informazione. Se è davvero l'umana solidarietà quella che ti conduce a visitare l'ospizio dei vecchi, il manicomio, il carcere, provalo lasciando a casa la macchina fotografica. Non fotografare chi fotografa, può darsi che soddisfi solo un bisogno naturale. Come giudicheremmo un pittore in costume bohemien
seduto con pennelli, tavolozza e cavalletto a fare un bel quadro davanti alla gabbia del condannato all'ergastolo, all'impiccato che dondola, alla puttana che trema di freddo, a un corpo lacerato che affiora dalle rovine. Perché presumi che il costume da freelance, una borsa di accessori, tre macchine appese al collo e un flash sparato in faccia possano giustificarti. Signore e signori, buonasera. Benvenuti alla performance teatrale Il carcere di cristallo. La fotografia in teatro con il critico d'arte Giancarlo Buonomo e l'artista fotografo Giovanni Bevilacqua. Grazie per la vostra attenzione e buona visione. Per cortesia, spegniamo i cellulari. Grazie. Eccoci, buonasera. Buonasera. Grazie di essere qui. Allora, prima di iniziare, ringraziandovi per questo progetto molto particolare di cui l'artefice... Ci sono perché non vedo niente. ci sono. Sì. No, ci sono. Perché... Voglio lasciare subito la parola all'artefice di questo progetto, il carcere di cristallo, e del tuo progetto legato al demorfismo, di cui parlerò io come critico successivamente. Quindi lascio la parola a te, che tra l'altro oggi è un compleanno perché il demorfismo compie 4 anni in quanto l'abbiamo presentato proprio qui a Vicenza. Il 6 aprile 2014. Allora, Giovanni, questo progetto? È un progetto che è nato più di un anno fa, che ha richiesto tanta fatica, non soltanto da parte mia, ma da tutti, in parte di tutti quelli che ci si sono impegnati. È un progetto che ha avuto un forte coinvolgimento emotivo, sia per la parte, diciamo, artistica fotografica, che anche per la parte psicologica cognitiva, per l'incontro con i detenuti e anche con tutti coloro che lavorano nella struttura dell'Istituto Carcerario San Pio X, che mi ha accolto con un calore, con un affetto che io non dimenticherò mai e che mi ha permesso di fare un lavoro, direi, veramente molto particolare. Il progetto nasce da una visione di una porta che ho avuto durante una mostra alle Murate di Firenze. Le Murate di Firenze, non so se voi sapete, chi lo sa, era un convento di clausura, poi trasformato in carcere e dismesso come carcere soltanto una decina d'anni fa. Ci sono ancora le porte del vero carcere e del vero convento. E io mi sono posto la domanda di cosa doveva essere rimanere chiusi, ovvero chiudere qualcuno dietro quelle porte. Da lì un percorso interiore, una ricerca interiore, psicologica e anche di studio, fino ad arrivare a chiedere il permesso per poter effettuare questo progetto. È stato un progetto interessante. Ho cercato di illustrare ad alcuni detenuti che si sono mostrati molto recettivi e molto disponibili cosa fosse un'immagine d'arte, devo dire con successi non previsti, e quindi questo progetto ha preso forma tra l'altro con le mie forme. Io, come tu sai, mi hai tenuto a battesimo e sai che faccio una fotografia molto particolare, una fotografia concettuale. Per cui ho voluto tanto nominare il progetto Il carcere di cristallo perché è il nome del progetto proprio del Ministero di Giustizia. Mio figlioccio Giovanni. Ma poi anche perché questo sostanzialmente ho cercato anche di romperlo, questo cristallo, quindi di vedere oltre, come diceva appunto il film di Patch Adams, messo non a caso, per cercare di andare oltre quella che fosse la nostra immagine. Sempre la mia fotografia cerca di andare oltre, cerca di fare un discorso oltre l'immagine che vediamo, e in questo cerco di distanziarmi sia dal genio che dallo stupido, perché ambedue, quando fanno un'istantanea, scelgono il soggetto. Io non scelgo mai il soggetto, scelgo sempre la forma, alla quale do una dimensione mia e una realtà mia. Spero che tutto quello che abbiamo messo insieme in questo anno, grazie a tutti quelli che mi hanno aiutato, sia di vostro gradimento, non sia troppo pesante, ed è per questo che smetto di parlare io. Ecco, detto questo, Giovanni, mentre tu ti vai a preparare per le letture successive, 2 parole solamente sul progetto del carcere di cristallo, le verità negate come sottotitolo. In realtà questa serata vuole essere un po' un contenitore.
Chiaramente c'è questa inchiesta molto interessante che Giovanni ha avuto il privilegio, ha avuto l'autorizzazione, l'ha potuta fare al carcere Pio X di Vicenza. Ma il tema poi della serata vuole un attimino ampliarsi, vuole parlare di quelle libertà negate facendo anche dei salti nel tempo. Quindi non parleremo solamente dell'opera fotografica in senso stretto di Giovanni, ma faremo anche delle incursioni nella storia, faremo una passeggiata nei secoli, ci saranno dei momenti musicali, dei momenti teatrali. Per così dire, prendetela un po' come una serata sperimentale che noi ci siamo anche divertiti a creare assieme, in qualche modo. Il dermorfismo, questa parola che io non conoscevo, difatti io pensavo che Giovanni si riferisse al dimorfismo, che nel vocabolario c'è. Ma dimorfismo significa doppia forma, beh, l'etimo è morfè dal greco che è forma, dimorfismo è la doppia forma di una specie. Il demorfismo invece se l'è inventato lui. Il demorfismo è in qualche modo, considerando il prefisso de come negazione, negativo, no? Nei confronti della parola che segue, quindi il demorfismo in qualche modo è una negazione della forma, o perlomeno della forma precostituita per qualche modo. Per cui la considerazione è quello di realizzare attraverso la fotografia che vedremo nel corso di questa serata, quello che l'artista, l'astrattista, quindi il pittore astratto, realizza sulla tela, oppure il pittore informale realizza sul supporto pittorico, sulle tele, sul pavimento, come faceva Paul. Ecco che il demorfismo in qualche modo è un'invenzione, è un bypassare la realtà, è un cercare delle dimensioni nuove, tenendo presente che c'è una realtà oggettiva che però nessuno di noi è in grado di individuare con chiarezza. Ognuno di noi ha una percezione soggettiva della realtà, quello che vede, quello che i sensi gli rimandano in qualche modo. Per cui ognuno di noi vede una cosa, i colori ognuno di noi li percepisce in modo diverso. Quindi ecco che il demorfismo vuole essere proprio questo, dare una espressione inedita, esclusiva, trasversale, straordinaria di una realtà che noi non vediamo ma che vede l'artista. D'altra parte, uno dei più grandi filosofi, forse il filosofo di riferimento del Novecento, che è stato Nietzsche, nel prospettivismo filosofico diceva: non esistono i fatti ma esistono le interpretazioni dei fatti. Ecco che a noi interessa, nel caso della ricerca di Giovanni Bevilacqua, la sua interpretazione di una realtà sui generis, ovvero sia una realtà che vede lui attraverso la macchina fotografica. Poi chiaramente, siccome un artista deve rispecchiare il proprio tempo, c'è l'utilizzo della tecnologia, c'è la manipolazione digitale, ma ben vengano questi effetti, perché alla fine, come potremo vedere nel corso di questa serata, anzi lo stiamo già vedendo, in qualche modo la tecnologia si sposa nel nostro tempo ora più che mai, quindi l'artista deve rispecchiare quella che è la realtà contemporanea. Qui abbiamo un esempio di una fotografia stupenda, la conoscete molto meglio di me, la rotonda del Palladio, questa struttura straordinaria, questa cupola che riprende il Pantheon di Roma, montata su una pianta architettonica non circolare ma quadrata, quindi un quadrato che può inscrivere il cerchio che è la cupola, che questo quadrato può poi contenere a sua volta una croce greca con i bracci identici. Ecco, questo gioco di sovrapposizioni, di manipolazioni, di interventi è ciò che ci interessa del demorfismo, della ricerca di Giovanni. Dovremmo avere, chiedo alla regia, un'altra immagine, ecco, questo il Palazzo delle Assicurazioni di Vicenza, battezzato il Topazio, dalla fantasia fertile e feconda di Giovanni. Vedete questa sorta di destrutturazione, non vorrei dire scomposizione, ma destrutturazione del dato reale, oggettivo, per favorire una soggettività totalmente sua. Ecco, questo è il segreto di Giovanni Bevilacqua, la sregolatezza fotografica. Giovanni, vieni qua perché vogliamo sentire dalla tua viva voce delle letture molto particolari in questa serata contenitore. Buon divertimento, buona serata, buona continuazione.
Grazie. Io faccio solo una precisazione, perché chiunque fa mi presenta, chiunque mi presenti, alla fine scivola sempre sul fatto della manipolazione digitale. Io non so usare il computer, ho 63 anni, sono un ignorante e non so usare il computer. Queste sono le immagini che avete visto e che vedete, sono solo sovrapposizioni di più file in origine, nascente. La macchina fotografica di oggi, come la macchina fotografica di un tempo, permette di fare più fotografie sulla stessa pellicola o comunque sullo stesso file, e questo è quello che si fa. E per questo che diventa difficile, perché sennò sarebbe un gioco da ragazzi. Detto questo, che è un inciso a cui io tengo veramente molto, torniamo al tema della serata. Per fare questa performance, questo percorso, questa strada, ho dovuto studiare molto. Studiando molto mi sono imbattuto nel giudice Fassone, che gli addetti ai lavori sicuramente conoscono, altri no. Il giudice Fassone ebbe occasione di condannare un imputato, perché reo di un grave reato, a un ergastolo. Questa cosa lo turbò moltissimo, perché era la sua prima condanna all'ergastolo, e io credo che non sia affatto facile condannare una persona all'ergastolo, quindi alla carcere per tutta la vita. Fatto sta che il giudice Fassone intraprese, non so chi dei due partì prima, ma comunque intraprese una corrispondenza con questo condannato all'ergastolo, che continuò poi negli anni. Al termine del suo mandato il giudice scrisse un libro che si intitola Fine pena ora, e che lo potete trovare in edicola. Da questo libro io ho tratto soltanto quattro righe, che però voglio leggervi, perché alle volte basta solo poco. Se suo figlio nasceva dove sono nato io, adesso era lui in tela galera. E se io nascevo dove è nato suo figlio, magari ora facevo l'avvocato ed ero pure bravo. In fondo la vita è anche un colpo di culo. Il corpo si logora in mille frammenti. Lo ricucirò uno alla volta e ne farò un abito invidiabile. Questi sono scritti di alcuni detenuti che sono raccolti in vari libri, che potete trovare anche facilmente su internet. Sono pensieri, perché spesso, ed è una delle cose che lacera chiunque credo si occupi di carcere, anche se io me ne sono occupato in maniera infinitesimale, il fatto di voler pensare all'uomo del reato e all'uomo della pena, che sicuramente non sono la stessa persona, alle volte peggio, alle volte meglio. E questi sono pensieri che hanno fatto loro. Ma tornando al reale, quante ne vedi? Quattro? No, guarda me, quante ne vedi? Quattro? No, ti stai concentrando sul problema, così non ne vedrai la soluzione. Guarda me, adesso quante ne vedi? Otto. Questa è la soluzione. Squallido. Qua dentro ti sembra squallido. Ha parlato la gran fica. Si vede che sei abituata bene tu. Il teatro, il laboratorio tessile, la palestra, le attività all'aperto, anche la redazione del giornale. Anche dove ero io prima c'era il parco, il televisore. Ma qua hai solo l'immaginazione. Te ne accorgerai. Il tempo non passa mai.
Ti danno un anno e dopo 2 mesi pensi di averlo già scontato. Non ci sono ritmi, non senti il trascorrere delle ore, comunque non passano mai. È solo un lungo, interminabile, fermo immagine sulla tua colpa. E poi, dietro queste sbarre che arrivano a spezzarti il sole in pezzi come se fosse cioccolata, dimenticata da tutti, ti senti vuota. Ti senti nulla. Anche se hai il cuore in gola che ti batte come un tamburo. Tanto vale ammazzarsi, no? A dire il vero, io non ci ho mai pensato. Ma non perché sono una moralista, forse è il mio modo di essere religiosa. Anche se è dalla prima comunione che non entro più in una chiesa. Dicono che Dio sia dappertutto. E io lo prego, sai, sì, una sorta di Gesù carcerato. Sì. Ah, secondo me queste sono solo stronzate che si inventano i disperati, i preti. E comunque, se Dio c'era, quella sera si è dimenticato di me. Ero a fare una passeggiata col mio fidanzato. A un certo punto arrivano 3 tipi in macchina. 2 di loro scendono e sono armati e ci obbligano ad andare con loro. Ci portano vicino a un capanno in campagna. Io e il mio fidanzato lo imbavagliano e lo legano e lo buttano dietro un cespuglio. E a me mi obbligano ad andare con loro nel capanno. A turno, dappertutto. E ti risparmio quello che hanno fatto il mio fidanzato, perché è una cosa allucinante. Poi passa un po' di tempo e arriva lui. Così gentile, pieno di attenzioni, appassionato di tango. Pensa, mi ha addirittura insegnato a ballare il tango.
Sally cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sally è una donna che non ha più voglia di fare la guerra. Sally ha patito troppo, Sally ha già visto che cosa ti può crollare addosso. Sally è già stata punita per ogni sua distrazione o debolezza, per ogni candida carezza data per non sentire l'amarezza. Che fuori piove, senti che bel rumore. Sally cammina per la strada sicura, senza pensare a niente. Ormai guarda la gente con aria indifferente. Sono lontani quei momenti quando lo sguardo provocava turbamenti, quando la vita era più facile e si potevano mangiare anche le fragole, perché la vita è un brivido che vola via e tutto un equilibrio sopra la follia, sopra la follia. Che fuori piove, senti che bel rumore. Ma forse Sally è proprio questo il senso del tuo vagare. Forse davvero ci si deve sentire alla fine un po' male. Forse alla fine di questa triste storia qualcuno troverà il coraggio per affrontare i sensi di colpa e cancellarli da questo viaggio per vivere davvero ogni momento, per ogni suo turbamento. È come se fosse l'ultimo. Cammina per la strada leggera, ormai è sera. Si accendono le luci dei lampioni, tutta la gente corre a casa davanti alle televisioni. Ad un pensiero le passa per la testa, forse la vita non è stata tutta persa, forse qualcosa si è salvato. Forse davvero non è stato poi tutto sbagliato, forse era giusto così. Forse, ma forse, ma sì. Senti che fuori piove. Che bel rumore. Grazie. Grazie. Bene, il sottotitolo di questa serata è Le libertà negate, no? Il carcere di cristallo, Le libertà negate come sottotitolo, quindi abbiamo inteso, come ho detto all'inizio, ampliare, no, l'argomento. E in questa sezione in cui è stata evocata la figura della donna attraverso
questa figura contemporanea, questa Sally che rappresenta un po' l'ingiustizia, il sopruso, una violenza anche sociale in qualche modo. Facciamo una passeggiata nei secoli, ecco, come abbiamo detto all'inizio. Abbiamo pensato così di proporvi tre momenti, tre opere famosissime, dove in qualche modo la donna è protagonista in negativo, nel senso che si propone una donna che chiaramente subisce un'ingiustizia, come potremo vedere fra un po', una donna che non è libera di poter denunciare in maniera agevole un sopruso, una violenza subita. I tempi sono molto difficili, lo sono oggi e lo erano ancora di più un tempo. Certo, era molto difficile secoli fa, quando si subiva una violenza, essere credute per una donna. Molto spesso la donna passava per colei che in qualche modo poteva provocare gli appetiti dell'uomo. Ecco, la prima proposta di questa sera riguarda quest'opera famosissima di una pittrice che è stata molto rivalutata negli ultimi anni, ed è Artemisia Gentileschi. La storia di Artemisia Gentileschi, per certi versi, è stata poi anche presa come bandiera anche dal movimento femminista, perché ebbe una vita molto molto particolare. Era un grande talento, diciamo, di scuola caravaggesca, quasi in qualche modo non coetanea ma contemporanea del Caravaggio, un grande talento, aveva ripreso quei moduli chiaroscurali che Caravaggio aveva portato ai massimi livelli. Ma questo suo talento venne oscurato per una vicenda personale, perché in qualche modo fu vittima, secondo le cronache riportate in modo maldestro, in modo approssimativo, fu vittima della violenza di Agostino Tassi, che era il suo maestro di pittura. E questa figura è passata così alla storia come un simbolo. Ecco che questa violenza poi, che ha avuto tutto un iter processuale, stiamo parlando della fine del 1500, inizi del 600, quindi un periodo molto, molto particolare della nostra storia, dove non era facile, come ho detto prima, poter denunciare, poter ottenere giustizia, soprattutto da parte di una donna. Ecco che la vicenda procedurale fu molto complessa. Il tribunale, e non dico che assolse la figura di Agostino Tassi, ma fu molto benevolo nei suoi confronti, conferendogli una pena molto relativa, mentre Artemisia Gentileschi fu in qualche modo emarginata dall'ambiente romano, al punto tale che a un certo momento dovette trasferirsi a Firenze per avere il giusto riconoscimento della sua carriera, del suo talento. Ecco, quest'opera qui, queste due opere qui, ne abbiamo questa immagine che sembra quasi un dittico, sono raggruppate due scene molto famose, la scena di Giuditta e Oloferne, la versione sulla destra, sulla vostra destra, sulla mia destra è la versione napoletana presente al Museo Nazionale di Capodimonte, e l'altra è la versione invece degli Uffizi. Qui il riferimento è la grande scena, per così dire, della tradizione biblica della figura di Oloferne, questo tiranno assiro-babilonese che stabilì una sorta di dittatura nei territori dell'odierna Palestina. Ed ecco che a un certo punto Giuditta diventa l'eroina e la protagonista di un'autentica rivalsa, in quanto ad un certo momento del governo di questo tiranno, attraverso un tranello lo attirò in tenda e operò questa violenta decapitazione. Quindi a quel momento lì arrivò la liberazione del territorio abitato dal popolo di Giuditta. Ma in qualche modo queste due opere, sia la napoletana che la fiorentina, sono un po' il paradigma di una rivalsa e una rivincita dell'Artemisia, che in qualche modo ha voluto, attraverso questo atto violento, rivalersi in pittura di quello che lei aveva subito in vita attraverso questo rapporto così perverso con il suo maestro Agostino Tassi, che la violentò quando era ragazzina, quando
andava nel suo studio per imparare il mestiere. Ecco, quest'opera quindi ha una duplice valenza, è un documento storico di una tradizione biblica, ma è anche lo specchio di una vicenda personale, di uno stato d'animo che aveva così dilaniato la coscienza di Artemisia Gentileschi, tra l'altro la figlia di Orazio Gentileschi, quindi una famiglia di grandi pittori caravaggeschi. L'immagine successiva, ecco, riprende così la stessa scena, ma di un artista ancora più celebre di Artemisia Gentileschi, che è il Caravaggio, lo avrete riconosciuto, questo è un dipinto conservato a Palazzo Barberini, al Museo d'Arte Antica. Il tema è il medesimo, e per alcuni studiosi sembra che Artemisia Gentileschi si sia ispirata, nata dopo Caravaggio, si sia ispirata a questo capolavoro che rappresenta un po' un punto di riferimento di questo tipo di scena. Qui cosa vediamo? Vediamo nuovamente la Giuditta, vediamo l'Oferne, c'è un elemento così particolare che contraddistingue la ricerca di Caravaggio, non solamente la dimensione chiaroscurale, questi effetti notturni, questi effetti inquietanti, ma anche questo contrasto tra questa bellezza folgorante di Giuditta e la vecchia invece, che in qualche modo sembra un contraltare negativo, quasi fosse la differenza tra una bellezza assoluta e una bruttezza quasi orripilante, da questa vecchia deformata non tanto dall'età ma da una sorta di malvagità interiore, perché mentre Giuditta compie quell'azione per uno scopo nobile, per liberare il suo popolo, difatti l'espressione è un'espressione quasi di ribrezzo, come se stesse dicendo guarda cosa mi tocca fare, infatti il suo corpo sembra quasi ritrarsi dalla scena, l'espressione invece della vecchiaccia è compiacente, quasi ne fosse quasi divertita, quasi attraverso una partecipazione quasi sadica a questa scena. Quindi questa differenza tra bruttezza e la bellezza e poi l'espressione di Oloferne molto particolare, che alcuni studiosi hanno voluto vedere il ritratto del Caravaggio stesso. Caravaggio amava molto ritrarsi all'interno delle sue opere, come il Davide Golia ad esempio, un altro celebre dipinto che racchiude il ritratto di Caravaggio. Ecco, medesima scena, molto più famosa chiaramente questa qui, che rappresenta, ecco, la rivalsa di una donna che in qualche modo si riscatta se stessa, riscatta il suo popolo. Terza grande opera d'arte, ecco, questa è Beatrice Cenci, una donna anch'ella simbolo di un momento molto particolare della vita romana. Nel 1500 e nel 1600 accaddero due episodi molto significativi a Roma. Nel 1599 Beatrice Cenci, che era figlia di un nobile, denunciò al tribunale una serie di violenze che aveva subito dal padre. Il padre, che era un accanito bevitore, aveva così queste attenzioni che erano assai poco familiari, assai poco effettive verso la figlia Beatrice. Ecco che Beatrice, a quel punto della sua vita, divenuta tragica, divenuta insopportabile, prese l'iniziativa di denunciare tutto a un tribunale civile e poi a un tribunale ecclesiastico. Naturalmente non fu creduta, e cosa accade? Che in virtù di questa giustizia così perversa, così ingiusta, questa giustizia ingiusta, decise di farsi giustizia da sola. E allora accadde che una notte uccise il padre con una serie di pugnalate, con la complicità degli altri familiari. Ecco che a quel punto la figura di Beatrice, per il tribunale dell'epoca, passa da una parte all'altra, diventa da vittima, diventa colei che in qualche modo doveva essere incriminata per questo gesto perverso. Ecco che, secondo la tradizione, questo ritratto qui di vaga
ispirazione caravaggesca, non è di Caravaggio, ma è di un altro grandissimo artista che avrebbe poi avuto fortuna a Bologna, sempre di matrice caravaggesca, ma è Guido Reni, un grandissimo artista bolognese che riprende cosa? Riprende un attimo molto particolare, l'attimo in cui Beatrice viene condotta al patibolo, perché cosa subirà questa sfortunatissima ragazza, questa sfortunatissima nobildonna? Venne accusata di aver ucciso il padre, non fu creduta delle ripetute violenze subite e fu condannata a morte. Ecco che questa esecuzione avvenne nel 1599 e fa parte della storia di Roma ed è un episodio che i romani ricordano ancora oggi nella coscienza collettiva. L'altro episodio dell'anno dopo, del 1600 che ho ricordato, è stato il rogo di Giordano Bruno a Campo dei Fiori, quindi erano anni davvero molto difficili. Ma qui Guido Reni cosa fa? Ritrae Beatrice Cenci nell'attimo in cui viene condotta al patibolo. Non sappiamo se in effetti Guido Reni fosse presente in quell'attimo in cui i carcerieri la chiamano per condurla al patibolo, ma questa sembra essere la tradizione popolare, per cui è l'attimo in cui, come se il pittore l'avesse chiamata e Beatrice si fosse voltata e avesse rivolto un ultimo sguardo quasi di saluto alla vita. Ecco, un altro simbolo di libertà negata, libertà di poter denunciare liberamente l'ingiustizia, la violenza subita. In qualche modo ci è sembrato così appropriato inserire dei riferimenti storici in questa serata così particolare dove tratteremo diversi temi. Ecco, quindi questa parentesi dedicata alla donna nel contesto della violenza nella storia si chiude proprio con Beatrice Cenci, il capolavoro di Guido Reni, che riprende il tema di Giuditta e Oloferne trattato da Artemisia Gentileschi prima e da Caravaggio. In qualche modo queste donne sono state vittime della società del tempo e vittime davvero dell'ingiustizia. The victims you know so well, they shine in your eyes when the kiss and tear. Strange places you never see, but we're always there. Like a ghost to my dream, and I keep on telling you, please don't do the thing to do. Away and do the thing, poor man, pop and stray, have the strange envoy for you. We'll always, we never tell what places are hard in the wishing well. Lonely, listen to the street and I sing all sweet like it's always been. And I keep on loving you is the only thing to do. When the hymn sings, dare and greet and think, can I give them all to you? The strings of emotion take her right into unknown places. Feel like a child in a dark night, wishing there was some kind of never. I could be warm with a smile, holding your hair for one, the victim you know there so well, so well.
victors you know so well. They shine your high when they kiss and tear. Strange places we never see, but we're always there. Like a ghost to my dream, and I keep on telling you, please don't do the thing you do. We went through the fair for my papa straight, had a straightened boy for you. Heart and devotion pushes out on the whisper, never feel like a child in a dark night, wishing we could spend it together. I could be warm in a smiling, hold out your hand for one, the victims you love so well, so well. Ma chi l'ha detto che in carcere hai tutto il tempo? Ma chi l'ha detto che tanto prima o poi passa? Ma chi l'ha detto che in fondo è un attimo? Ho contato tutti i milioni di punti del muro, milioni di volte. Il calendario non ha più date, il sole non ha più giorni, la luna non ha più notti. I ricordi sono sempre più sbiaditi. Non avrò un'altra vita. Non avrò altre occasioni. Potrò solo continuare a contare milioni di puntini sul muro, milioni di sbarre che sbattono, milioni di sogni che svaniscono. Questa l'ha scritta una detenuta del carcere romano, ed è su internet e la potete trovare senza nessuna difficoltà. Volevo però ricordare prima una cosa molto importante, che è vero, i detenuti spesso sono rei delle colpe che hanno fatto, ma ricordiamoci anche un'altra cosa. Vi porto lontani perché così con la nebbia della storia le differenze si attenuano e i malumori si assopiscono. Ma i fratelli Bandiera erano degli irredentisti, erano dei patrioti o erano dei dinamitardi? Beh, dipende dai punti di vista. Per gli austriaci sicuramente non erano degli amici. Alle volte i punti di vista cambiano la storia. È come morire. Avere un cappio al collo, ti manca il respiro, il cuore ti pulsa a mille e il panico ti prende il respiro. Solo sbarre, orari strani che compongono la giornata. È un pezzo di vita che ti portano via. Ogni respiro ne vale mille. E allora dentro hai voglia di urlare, ma neanche quello puoi fare. Non puoi far nulla, solo respirare.
Le ali non sono tutte uguali. Piume nere, piume bianche, piume di velluto. Striate, maculate, piccole e grandi, flessuose e silenziose. Affascina il volo, accorcia le distanze e coniuga ciò che è lontano nelle stagioni. Ma non sono tutte uguali. Sono strumenti primordiali, perfetti nella virtù che le distingue tanto che la sorpresa si perpetua ad ogni battito e basta un nulla a interrompere l'estasi. A cadere così non è solo lo sguardo, ma il sogno stesso. E se ti tagliano le ali, non sei più niente, non ti resta che l'affanno di aver perso il mondo tutto, di mirar dal tuo nido le albe, da negarti il vento puro tra le rocce. Non potrai più seguire il profumo della primavera. E in autunno non avrai provviste per l'inverno. Disegnavi nell'aria rette, cerchi, linee che andavano oltre l'immaginario ed ora non resta altro che un ricordo. E se il ricordo non fosse ancora nato? Per te la primavera era appena iniziata, eri sorpresa dei colori che ti tingevano il dorso e portavi le movenze di un ballo che non conoscevi ma che sentivi dentro. Nella scoperta di quel mondo nuovo che ti si apriva davanti e senza farci caso, passavi tra i germogli delle fresche fronde, ti muovevi sbarazzina tra i rami flessuosi e portavi la luce del tuo canto al bosco intero. Ti raccontarono che non molto lontano da lì c'era uno stagno, certo, dovevi lasciare il nido. E notasti che il sole era vicino all'orizzonte, ma le tue ali erano veloci e tutto sommato lì avresti trovato nuove amicizie e rinfrescarti nelle acque chiare dello stagno ti avrebbe dato energia per il ritorno. Il vento non ti si opponeva, anzi, sembrava dirti «fidati, ti accompagno io». Ma tra i rami lo sguardo è limitato e così ti spingesti oltre le chiome adornate e in un istante lo sguardo ti si aprì l'orizzonte. E questa vista ti levò il fiato, pertanto era il bello che ti abbracciava. Ti girasti e riconoscesti tra i tanti il grosso castagno che avevi lì a casa, il nido, guardasti il profilo delle colline vicine e per la prima volta ammirasti ad ovest il rosa delle vette innevate e ad est il mare calmo che d'argento si stava tingendo di blu scuro. Pensasti, se mi alzo ancora un poco dovrei vedere un'apertura tra gli alberi che disegnano uno stagno e quindi così salisti tanto quanto non avevi mai osato. Lo stagno era poco distante e lasciata la collina dei castagni ti spingesti nella radura da dove si alzavano altri uccelli e i loro mille canti. Ti poggiasti entusiasta sul bordo dell'acqua limpida. Le ninfee ondeggiavano pigre e le libellule zizzagavano rincorrendosi apparentemente senza senso. Tu ti abbeverasti poggiando il tuo becco giallo alla fresca acqua e alzando lo sguardo al cielo ad ogni sorso ringraziavi il creatore per tanta preziosità. Ma il tramonto ti sorprese. Le ninfee chiusero le loro corolle e le libellule si poggiarono su di esse a riposare, mentre i canti degli uccelli si spegnevano. Era tardi. Ormai le ombre si distesero tanto da coprire tutto, anche il cielo. Pensasti di restare tra il sicuro degli alberi, dei frassini, dei noccioli. Qualcuno avresti incontrato per chiedere delle colline dei castagni e pigolando aiuto ti spostavi tra un albero e l'altro fin quando, non vedendo più, ti poggiasti su un grosso ramo di una vecchia e rugosa quercia. Tutto il bosco sapeva del subdolo Barbagianni e del suo rifugio oscuro. Ai piedi della quercia, infatti, vi erano piume, becchi ed ossa, risultati delle sue scorrerie e dei suoi lugubri pasti, ma lei ignara no. Il suo pigolar svegliò lo scaltro accigliato che, spalancate le pupille e distese le ali, le piombò addosso senza lasciarle scampo. Non restò nulla di lei. Solo alcune piume cangianti caddero lentamente, poggiandosi sopra le radici esposte della quercia. Il guardiacaccia sapeva che nel bosco erano in atto sempre più attacchi e che lo stagno era diventato una trappola per chi si attardava. Distese così una rete di fronte alla quercia e, finalmente, in una notte di luna piena, riuscì con un finto richiamo ad ingannare il troppo sicuro Barbagianni. Lo intrappolò e lo rinchiuse finalmente in una gabbia per il resto dei suoi giorni. Ora, artigli ed ali non servivano più alla sua mirabile vista e,
superflua e la sua luce furba di quello sguardo si spense nel tempo. La sua tana così diventò la dispensa dei rossi scoiattoli, che finalmente erano liberi di raccogliere nocciole e chiacchierare tra loro come una volta. Raccontavano sovente l'impresa del guardiacaccia e quando questi si avvicinava allo stagno era accolto dagli uccelli che, salvi dal terrore, si alzavano e gli volavano intorno a ringraziarlo così tanto che il loro canto riempì nuovamente il bosco delle loro note soavi. Trentun anni fatti di finto coraggio, un vivere allo sbando scambiato per oltraggiosa anarchia. E in questa giungla d'acciaio, di cemento, fatta di sbarre, mura e cancelli, dolori inspiegabili, inquietudine, firmate sempre esagerare. C'è chi va, c'è chi viene, chi ride, chi piange, chi spera, chi si dispera, chi è pessimista, chi ottimista, io taccio e cancello per un attimo nella notte il non poter vivere e il non poter morire con illusorie carezze ormai svanite al sorgere del sole. Darei la mia anima a Dio per tutte quelle carezze che non sono mai arrivate e affinché quelle che mi hanno tradito diventassero dolcezza e quelle che mi hanno offeso diventassero sincera tenerezza. E solo ritrovandole di nuovo, la mia anima troverebbe pace dentro sé. Frammenti, frammenti di giorni e attimi, è come morire, avere un cappio al collo e credere che l'aria che pensavo respirasse potesse darmi la vita, invece solo sbarre, divise, il rumore delle chiavi, mescolando colori sbiaditi al bianco e al nero, un puntino dentro la complessa immensità. Trentun anni fatti del mio respiro, dando vita a giochi di mille mani, ma ad alimentare la mia solitudine, soltanto le mie. E chissà, forse un gatto, un dio ce l'ha, e non come me che sto perennemente spettinato sulle porte del tempo ad aspettare un cambio di stagione o una pioggia che non piove, un sole che si porti via tutto l'inverno. Io, che sembro finirci apposta in quei punti dove tira più forte il vento, per lisciarmi il cuore e l'anima. Sì, sono certo. Un gatto, un dio ce l'ha, e non come me che misura la distanza tra una carezza e un balzo, in bilico sui tetti che illudono il cielo. Io cerco dentro al mio cuore, chiedendo ad una lisca di pesce, il peso della luna. Ma perché ti nascondi? Non riesco più a trovarti, sei andata via, non, perché non mi dici niente? Io ti ho conosciuto poco, e quando e dove ti ho perduta? Sì, ora ricordo, mi eri stata accordata senza pretese, lasciata libera di corrermi incontro, potevo afferrarti, farti mia e viverti ancora finché fossi vissuto.
invece eri appena fanciulla quando ti ho venduto per nulla. E adesso ti cerco, ti giuro, chiedo sempre di te libertà, ma nessuno risponde. Nel silenzio il mio corpo si logora in mille frammenti. Sì, io li ricucirò ad uno e ne farò un abito invidiabile. E la mia anima sarà bellissima. Quando ti rincontrerà. Stiamo vedendo delle opere fotografiche molto emblematiche che fanno da ideale corollario a questa serata un po' sperimentale, questa serata contenitore che stiamo vivendo assieme oggi. E, insomma, il demorfismo si sta delineando, poi questa ricerca sicuramente molto importante per i contenuti che ha enunciato Giovanni all'inizio, ma anche questa ricerca tecnica, diciamo, di realizzare un qualcosa che in qualche modo va oltre il concetto tradizionale della fotografia, come noi la intendiamo, la fotografia che coglie l'attimo, la fotografia che documenta la realtà, la fotografia che cristallizza dei momenti dell'esistenza. Ecco, questo gioco di sovrapposizioni, queste luci, questo cromatismo acceso ci proietta proprio in una dimensione legata a una sorta di astrazione, quello che nella pittura, l'ho citato all'inizio, può essere definita l'astrazione pittorica, il linguaggio informale, un qualcosa che aggiunge una dimensione personale a quella presunta oggettività che in qualche modo esiste al di là della nostra percezione sensoriale. Insomma, il demorfismo è invenzione, è sregolatezza, è in qualche modo ricerca, indagine. Ecco, io a questo punto chiedo una luce un po' crepuscolare, una luce caravaggesca, una luce come quelle luci che si vedono al crepuscolo, verso il tramonto, perché voglio introdurvi, facciamo un altro salto pindarico nei secoli, stiamo un po' passeggiando in tempi, in dimensioni diverse questa sera, per presentarvi quest'opera famosissima, se non la più famosa, forse la più, fra le più significative del periodo del Caravaggio napoletano, del Caravaggio attivo a Napoli. In particolare quest'opera, Le sette opere della Misericordia, nel titolo contiene l'evocazione e l'intensità e il significato profondamente cristiano della parola misericordia. La misericordia cos'è? L'attenzione verso il prossimo, la compassione verso l'altro, cercare di dedicare una parte della propria vita verso coloro che hanno avuto un vissuto, un'esistenza non privilegiata come la nostra, fermare un momento della propria coscienza e donare quell'attimo agli altri. Ecco, la misericordia è un po' questo. Caravaggio, che certo non era un esempio di attenzione e di misericordia, perché conosciamo molto bene la sua vita molto singolare, la sua vita quasi criminale per certi versi, aveva però un dono, quello di riuscire a raffigurare quel qualcosa che lui non era capace di vivere nell'esistenza. Lui poteva mostrare dei valori, ma certamente non era capace di viverli nella vita di tutti i giorni. Come per dire, posso mostrare un paradigma, posso mostrare un modello teologico, cristiano, un modello misericordioso come questo, però non sono capace di poterlo vivere io nella vita.
Questo è un po' il sunto caravaggesco. Caravaggio criminale, il Caravaggio dissoluto, il Caravaggio che in qualche modo conduceva una vita che era tutt'altro che un esempio. Quest'opera è interessante nel discorso di questa sera perché è una sintesi un po' di valori, perché anche il tema, il carcere di cristallo, l'indagine che è stata compiuta da Giovanni nel carcere di Vicenza, ma anche il discorso sulla violenza delle donne, l'attenzione che si può rivolgere a questo tema, in qualche modo in quest'opera sono racchiusi i diversi significati, diversi valori, ripeto, in una figura che certo non era emblematica come modello di vita, che era quella del Caravaggio. Le sette opere di misericordia commissionata dal Pio Monte della Misericordia a Napoli, quindi un istituto che si occupava appunto di assistenza per i più sfortunati, quindi parliamo di un istituto fondato alla fine del Cinquecento, quest'opera condensa che cosa? Un insieme di valori supremi, che sono appunto quelle opere di attenzione, quella coscienza che viene rivolta agli altri. Le conosciamo tutti, quali sono le opere di misericordia: vestire gli ignudi, dar da bere agli assetati, assistere gli ammalati, far visita ai carcerati, seppellire i morti, insomma le conosciamo, no, dalla nostra religione. Caravaggio qui cosa inventa? Inventa una struttura quasi che ricorda un po' il demorfismo, un demorfismo ante litteram, potremmo dire. Perché? Perché crea una struttura quasi elicoidale, come se queste figure ruotassero assieme, in qualche modo fossero comunicanti fra loro queste scene. In questo dipinto, in questa sorta di teatro totale, Caravaggio riesce a compiere un miracolo, riesce a inserire sette scene in una composizione unica in cui tutte le scene, prese singolarmente, ovvero sia tutte le opere di misericordia, sono comunicanti, non sono scollegati con il contesto. Difatti, se noi la osserviamo, non siamo disturbati da elementi disomogenei, non troviamo disarmonie cromatiche, non troviamo degli errori formali di composizione, e non per niente era Caravaggio, direte voi. In effetti c'era questa idea di poter rappresentare nella compressione, nelle dimensioni di una tela che come dimensione è una pala d'altare, quindi uno sviluppo verticale, tutte queste sette opere. E sono facili poi da individuare, no? le opere singolarmente, il mantello del personaggio al centro, San Martino di Tours, che è in primo piano in questa scena, che divide il mantello, la famosa estate di San Martino dell'11 novembre, e vediamo proprio questo personaggio nell'atto di dividere il mantello e di regalarlo a un ignudo. Poi vediamo l'assetato nell'estremità dell'opera, potete vedere l'assetato che viene in qualche modo soccorso, viene assistito, e c'è anche un riferimento al carcere proprio nella famosa scena di Cimone Pera nell'altra estremità dell'opera, quindi dare assistenza, visitare i carcerati, quindi Caravaggio riesce a inserire anche questa scena, seppellire i morti, ecco il morto che si intravede in quei piedi che sembrano quasi spuntare in maniera inquietante al centro della scena. Insomma, come potete vedere, una sorta di misteriosa alchimia, di armonia di tanti elementi, di tanti personaggi che in qualche modo dialogano in questo teatro totale. Nella parte superiore c'è il trionfo della Vergine con il bambino, un angelo assistente che sembra quasi proteggere, favorire la scena, e una sorta di contemplazione, di assistenza alle vicende umane. Quindi Caravaggio in quest'opera inserisce un elemento di religiosità figurata molto forte, quindi questi personaggi divini che si manifestano in queste fattezze molto particolari secondo la maniera di Caravaggio. E poi un elemento tipicamente stilistico, tipicamente suo, è quello di pescare poi i personaggi non solamente nel popolo,
quindi creare scandalo facendo impersonare ad una prostituta la figura della Vergine, come nella famosa Dormitio Virginis del Louvre. La Vergine, la morte della Vergine, in quel volto è riconosciuta una celebre prostituta di Roma. Caravaggio è arrivato perfino a questo, quindi in qualche modo rendere nobili, rendere divini i personaggi della strada. Ma qui compie un'altra cosa, questa scena, queste virtù, questa divinità, questa umanità così particolare, così dolente, che sembra in qualche modo sostenersi, assistersi vicendevolmente, questa scena sembra quasi ambientata in un vicolo napoletano. Potrebbe essere ai quartieri spagnoli, potrebbe essere a Forcella, potrebbe essere a Spaccanapoli. Ecco, vediamo proprio un'atmosfera da vicolo, un'atmosfera tipicamente napoletana che Caravaggio ha saputo cristallizzare in questo suo capolavoro. Siamo intorno al 1607, quindi 2-3 anni prima della sua morte. Le sette opere della Misericordia al Pio Monte della Misericordia a Napoli. Un capolavoro assolutamente da vedere, da studiare, da contemplare, che rende giustizia a questo genio indiscusso della pittura post-rinascimentale. Love.
L'intervallo dura 5 minuti. Così, se riusciamo a liberare la mente anche nello stretto spazio della cella e guardiamo oltre le sbarre, oltre la quotidiana sofferenza per pagare il debito alla società, riusciamo a fare risplendere questo cesso come una stanza da bagno di lusso con doppi servizi. La fotografia ci permette questa visione e ci aiuta a guardare oltre le sbarre. Corre l'obbligo, quando si parla di fotografia concettuale, ricordare che l'arte è sempre contemporanea, anche quella di Caravaggio. Rochko diceva che l'arte va sempre spiegata. Qualcuno più frivolo dice che se una fotografia deve essere spiegata vuol dire che non è una buona fotografia. Beh, non sono proprio della stessa idea. Se il professore non vi avesse spiegato il quadro di prima, credo che avreste visto solo del colore su una tela e basta. La fotografia è una magia che trasforma le persone e trasforma l'anima delle persone. Così basta poco, un clic. Un riquadrino si illumina, hai preso un pezzo del mostro, lo hai imprigionato dentro una scatola. Per una volta ti senti vincitore. Basta poco, parlare di un'altra vita come se per quel clic la tua non sia quella che stai vivendo. Le foto di moda, sogni le modelle, poi i paesaggi come di Fontana e poi i quadretti messi insieme di quel Berti di Milano. Basta poco, per un attimo ti senti artista, reporter, fotografo. Non importa se non c'è il rullino, basta poco, solo un clic. Succede che a Torino, alcuni anni fa, viveva un signore che era un clochard e non aveva in qualche modo il privilegio o la libertà di vivere come gli altri. Gli era negata questa accettazione. In qualche modo la società l'aveva così costretto ai margini. Però questo clochard, che si chiamava Bernardo, coltivava dentro di sé una libertà forse ancora più preziosa, una libertà, la libertà di pensare, di scrivere, di classificare, di interpretare i suoi sentimenti, o meglio dire la sua dimensione legata non a un sentimentalismo, ma a una sentimentalità. C'è una bella differenza, la sentimentalità è proprio una dimensione. Il sentimentalismo potrebbe essere un'abitudine, un esercizio ad esprimere dei sentimenti che magari non si sentono fino in fondo. Ecco, questo clochard, questo Bernardo, viveva a Torino e dopo la sua scomparsa vennero ritrovate delle poesie, degli scritti molto semplici, ma noi sappiamo che molto spesso le grandi verità non sono complesse, ma sono estremamente semplici. E poi naturalmente nulla è più difficile di essere semplici nell'esistenza, nella vita. Ecco, questo personaggio ha colpito moltissimo Giovanni. E noi questa sera vogliamo leggere questi suoi versi molto semplici per ricordare questa sua figura come paradigma, come simbolo di una, da una parte, di una libertà di poter essere inserito, di poter essere come gli altri, ma dall'altra la libertà di poter pensare, di poter scrivere, di poter esprimere, come già detto, dei sentimenti. Scrive Bernardo. Piove. Io cammino e le nuvole rovesciano su di me secchi colmi di tristezza. Io cammino, guardo il cielo, cerco il sole, ma piove, piove ancora. Ma perché? Faccio sogni brutti. Anzi, vivo senza sogni.
sogno di vivere una vita bella. Vivo una brutta vita. Sono andato in una chiesa vuota. E stamattina il sole entrava da una finestrina, con i disegni santi, e non c'era nessuno. Forse Dio voleva parlare solo a me. L'incontro con Bernardo 40 ha fatto sì che nascesse il progetto Trasparenza, che è quello che state guardando alle mie spalle. Questo è Libertà Negata, quello di prima era Trasparenza, ma adesso ne vedrete delle altre. Proprio per significare che queste persone per noi a un certo punto diventano trasparenti, ovvero semplicemente non le guardiamo. Ci sono, non ci sono, oggi ci sono, domani non ci sono più. Non ci accorgiamo della loro assenza. Vi guardo camminare e io sto fermo. Vi guardo parlare ed io sto zitto. Vi guardo ridere, ma io non piango. In spiaggia ero solo, tiravo sassi nell'acqua. Chissà se ho fatto male ai pesci. Poi mi sono sdraiato sopra un prato. Chissà se ho schiacciato le formiche. Due ragazzi mi hanno preso in giro, ridevano di me, chissà se mi hanno ferito. Questa secondo me è magica ed è, l'ho tenuta per ultima perché è meravigliosa secondo me. Riflettete soltanto sull'ultima riga. Puoi andare avanti con la diapositiva per favore? Grazie. Natale. Le strade sono piene, le luci sono ferme, la gente ha fretta. Io sono fuori, ho tanto tempo e niente da comprare. Sto fermo come le luci. Bernardo 40. Ecco, un applauso a questo personaggio che abbiamo voluto ricordare questa sera. Ecco, questo nostro contenitore poi... Vogliamo anche così inserire un ulteriore elemento, ovvero sia nel disagio, nella violenza, nella vita trasversale, nella vita che molto spesso non risponde alle nostre aspettative. Forse la vita non ci dà quello che noi vogliamo, ma forse quello che ci serve, chi lo sa. Possiamo intervenire nella nostra vita oppure la vita è già predeterminata, c'è già chi l'ha pensata per noi? Abbiamo un compito da svolgere, possiamo modificare il corso della nostra vita, possiamo adempiere questo compito come vogliamo, oppure ci sono dei limiti. Ecco, questa sera Giovanni ha voluto proporre una lettura che io leggerò a voi, tratta dalle Upanishad, che è un testo sacro, un testo filosofico certamente, ma anche religioso, se per religione intendiamo la religiosità già citata, un testo fondamentale per la tradizione indiana, è scritto diversi secoli prima di Cristo. E in questa lettura, molto breve ma molto incisiva, vengono evocate tre dimensioni che sarebbero state poi riscoperte nella modernità da un grandissimo pensatore, filosofo, forse anche mistico, che si chiama, perché in realtà non è mai morto, Rudolf Steiner. Rudolf Steiner, fondamentale nell'antroposofia, quindi nella filosofia dell'uomo, nella sapienza dell'uomo, ovvero sia la scienza dello spirito dell'uomo. Ecco, questa sua indagine fondamentale, Steiner evoca tre principi: il principio del sentire, il principio del comprendere e il principio del fare attraverso la volontà.
sintetizzando, noi nella nostra vita non dobbiamo solamente pensare, ma dobbiamo anche sentire. E quando il sentire e il pensare si coniugano, ovvero sia quando il nostro capire è aperto al nostro sentire, ecco che siamo chiamati a svolgere un'azione, a compiere un qualcosa che renda effettive queste dimensioni, che le renda concrete, le renda attuabili. Ecco, questo concetto dell'antroposofia moderna con Steiner, pensate, fu evocato, fu scritto, magari con altre parole, molti secoli fa, addirittura molti secoli prima di Cristo, e vorrei proporvelo, suggerito da Giovanni, questa lettura tratta dalle Upanishad. Siete ciò che è il vostro desiderio più profondo, così come il vostro desiderio, così è la vostra intenzione. E così come è la vostra intenzione, così è la vostra volontà. Così come è la vostra volontà, così sono le vostre azioni. Così come sono le vostre azioni, così è e sarà il vostro destino. Ecco, questa lettura quindi presuppone il fatto che noi in qualche modo possiamo intervenire, non siamo solamente spettatori, ma possiamo essere anche protagonisti, possiamo anche essere artefici della nostra vita, della nostra esistenza. Vedrete delle fotografie diverse, qualcuno dirà, ah, meno male, un po' di aria. E difatti un po' di aria è, perché è una serie inedita che presento questa sera per la prima volta e prende il titolo di Galassie. È un viaggio mentale, psicologico, interiore, come spesso sono tutti i lavori fotografici di un fotografo artista o comunque di un artista, e prende spunto da delle luci che partono e volano, vanno semplicemente in cerca di altri mondi, di altre dimensioni, di altri colori. E questa sera con Emilio, se riusciamo a recuperarlo, faremo un viaggio attraverso questi mondi e queste galassie. Sia la luce. E la luce fu. Colonna del creato, a te non ci si appoggia, a te ci si sostiene. Non sei forse il più alto simbolo? Padre, Figlio e Spirito Santo son pura luce. Tutti i colori sono in essa. Gli angeli sono luminosi. Martiri e santi lo erano già in vita. Brillano le stelle, brillano gli occhi nella commozione e prendono luce nell'amore. La musica è luce, le arti tutte la osannano. Il figlio per la madre,
è luce nel grembo. Viene alla luce dal mondo e porta con il suo vagito la sua adesso. Non son pura luce i bimbi? Non son luce pura le loro grida del gioco? Mezzo divino, con te il tempo si perpetua, a te si deve alzare il canto, tu disseti, sfami, e sei la speranza. Tu sei la ragione che porti chiarezza nell'oscuro. Si dipana il dubbio al tuo cospetto, e per colui che dell'offesa fa il pane, a te non sarà necessario abbeverarsi. Chi potrà mai castigare colui che con cuor puro ti toglie nei suoi fiori più candidi? Portare la luce è possibile. Cori dipinti ed eterei marmi sono prodigi che perpetuano la tua essenza. Scrivere con la luce? Ah, certo, tutte le arti sono liberatorie, ma v'è una in esse che racchiude il tutto. In essa v'è il calamaio, la piuma e la carta. Sogno e testimone sono tutt'uno, ragione e deformazione si amalgamano, affanno e respiro si fondono. Lirico e grottesco sconfinano. Fotografia. E l'uomo nel suo ingegno ti esalta luce, l'uomo si plasma nel primordiale, diviene minatore d'argento. Luce pregiata ti coglie nei parchi, sulle altalene, fin dentro nelle culle. La genesi diventa futuro. Luce pura, che corre, che sorride, che reclama il seno della madre radiosa. Messianico dovere, la luce si deve portare, perpetuare, godere. Cosa resta altrimenti quando il pregiudizio allunga ombre e diventano mani che coprono occhi, girano le spalle e asciugano il calamaio? Oracolo, tu non porti commento, sei il tramite smaliziato, sei il chiaroscuro che testimonia l'origine. Umiliarti al tacere diventa condanna e spegne la luce. Fa di essa un ricordo che si dipana, anatema che offende, che omologa tutti allo stesso colore, con la pretesa che sia quello giusto, senza nemmeno capire che esso è solo povero grigiore. Esiste anche una dimensione di libertà che noi neghiamo a noi stessi. Noi possiamo vivere una vita apparentemente libera, possiamo vivere una vita apparentemente soddisfacente sul piano sentimentale, sul piano lavorativo, sul piano familiare, eppure sentire un principio di illogica infelicità. Molto spesso ci troviamo a dire: non mi manca nulla, ma perché non riesco a essere realmente felice? E forse perché commettiamo l'errore di identificare la felicità con il denaro, oppure con una realizzazione in qualche campo. Se così fosse, solamente le persone realizzate, le persone ricche sarebbero felici. Invece l'infelicità non risparmia nessuno. E forse la radice della felicità o dell'infelicità, ovvero sia ciò che sta all'antitesi, va ricercata in qualcosa d'altro. E forse la felicità non è legata a un qualcosa che ci arriva da fuori, ma è probabilmente un qualcosa che sorge da dentro. Quindi ognuno di noi può essere brillante, può essere di bell'aspetto, può essere elegante, può essere colto, può avere tante cose, ma sentire questo vuoto, questo qualcosa che sembra essere il punto morto del mondo, come diceva Montale, quel qualcosa che non si riesce a decifrare e che ci tormenta e che ci impedisce di essere pienamente felici e consapevoli di esistere. Ecco, questa sera vorrei
proporvi ancora un'opera, facciamo ancora dei salti nei secoli e arriviamo ad un secolo molto vicino a noi, il Novecento, con quest'opera qui, con questa piazza molto particolare, che è più di una piazza. L'avrete riconosciuto, tra l'altro è anche firmato, Giorgio De Chirico. Una delle sue piazze, uno dei suoi tanti capolavori della pittura cosiddetta metafisica, ma non è tanto di questa piazza nello specifico che vorrei parlarvi. Sì, potremmo dire che sono delle architetture che richiamano forse il razionalismo con riferimenti classici, potrebbe essere una piazza torinese, una piazza ferrarese, potrebbe essere una piazza dell'Eura, Roma, no? Con queste architetture particolari, romaniche, ma al di là di questi elementi ben noti dello studio così, di questa architettura difettosa, colorata di De Chirico, quello che a noi interessa è ciò che sta dietro questa immagine, dietro quest'opera. Apparentemente qui non mancherebbe nulla, c'è la quiete, c'è il silenzio, c'è il dialogo, c'è una situazione quasi di serenità, una situazione rappacificante. Ci sono due persone che dialogano, c'è un treno in movimento, c'è un'altra architettura molto strana che campeggia al centro, ma apparentemente nulla è fuori posto. Però questo quadro, questa piazza d'Italia, dipinta verosimilmente intorno al 52-53, quel periodo lì, ci trasmette una profonda inquietudine. Perché? Perché è troppo vuota, è troppo malinconica, manca quella vita, manca quel legame sotterraneo che noi dovremmo avere naturalmente con la felicità. Manca quel qualcosa che ci trattenga nello sguardo, nello spazio, nella luce, nella forma, nel colore. In qualche modo ci rende gelidi, algidi, freddi, glaciali, distanti. Ecco la metafisica, ma la metafisica non in senso di crescita della coscienza, ma metafisica nel senso di spaesamento. Ed è in quest'ottica che De Chirico inserisce un elemento che ci dà la spiegazione e la chiave interpretativa di questa inquietudine sotterranea. Arianna. Arianna è la statua al centro, che è il simbolo della solitudine, dell'abbandono, della malinconia. Arianna viene abbandonata da Teseo dopo l'avventura del labirinto. Quindi Arianna, che è al centro, è il simbolo di una solitudine che non ha rimedio, che non trova soluzione. E in qualche modo è il manifesto di una condizione esistenziale che per l'uomo è irrisolvibile. Ecco, quindi il nostro compito, noi spettatori che guardiamo quest'opera, è di cercare di risalire questo filo di Arianna e capire cos'è che ci inquieta al di là dell'immagine, al di là della forma. De Chirico sosteneva che quando la nostra vita non riesce ad essere pienamente felice, è perché la nostra dimensione conscia non è in concordanza con l'inconscio, ed è questo inconscio che ci penalizza. Per cui noi possiamo dire: ma io sono positivo, io penso positivamente, io sono ottimista. Bisogna però vedere cosa dice il nostro inconscio, perché io posso dire: io sono felice, ma il mio inconscio può giocare contro, e l'inconscio io non lo posso controllare se non attraverso un processo di autoanalisi molto attenta, molto ponderata. Ecco, quest'opera qui in qualche modo è emblematica, è un manifesto, è un invito a cercare di risolvere le nostre contraddizioni, i nostri atteggiamenti controversi, a non identificarci con la fenomenologia del mondo, a cercare di conciliare il capire con il sentire, la dimensione conscia con la dimensione inconscia. Ecco, quando noi saremo riusciti a risolvere, a compiere questa alchimia, forse potremo intravedere la luce della felicità. In un disegno, secondo le grandi tradizioni, le grandi religioni, le grandi filosofie, il grande disegno dell'amore, l'amore che unifica, l'amore che muove il sole e tutte le stelle. I'm so in love with you. Dreams are like angels, they keep better pay, better pay. Love is the light.
with you, but the soul. Make love your goal. The power of love, a force from above, cleaning my soul. Flame on my desire, love, winter and fire, burn the soul. Dreams are like angels, they keep better pay, love is the light, scary darkness away, yeah. I'm so in love with you, but the soul. Protection from the hot glow, keep the vampires from your door. When the chips set up, I'll be around with my undying and death defying love for you. And we'll hide his self, let yourself be beautiful, sparkling love and flower person practical. Love is like an energy rushing and rushing inside of me, yeah. The power of love, a force from above, cleaning my soul. Put the soul, make love your goal. This time we go to life. Love is in wide, divine, divine. Love is danger, love is blazer, love is pure, the only tracer. I'm so in love with you, for the soul. Make love your goal. The power of love.
reflection from the eau de glow. Keep the vampires for your door. Stiamo arrivando verso la conclusione di questa serata. Prima però, sempre in questa rincorsa, in questo cammino fra i secoli, volevamo proporvi questa immagine di un dipinto molto, molto famoso del periodo rinascimentale di Raffaello Sanzio, che è la Liberazione di San Pietro. È una pittura molto significativa, è un affresco che si trova nelle famose stanze di Raffaello in Vaticano. Questa in particolare è una pittura che si trova nella stanza di Eliodoro. E fu una commissione di Papa Giulio II, che fu uno dei grandi committenti di Raffaello Sanzio. Perché è particolarmente interessante questa pittura? Beh, innanzitutto perché si allinea con il tema della serata, ma anche perché in questo affresco noi in qualche modo possiamo individuare una delle chiavi che possono essere determinanti nella nostra esistenza, ovvero sia la fede. Se non siamo religiosi la potremmo chiamare fiducia, la fiducia in se stessi, negli eventi, nel fatto, nella provvidenza, in qualcosa che in qualche modo interviene per aiutarci. Chiaramente i dipinti di tutte le epoche vanno sempre interpretati in chiave simbolica, in chiave iconologica, dicono i tecnici, ma cercare di vedere quello che sta dietro, no? L'opera, l'esecuzione, i canoni tipicamente raffaelleschi, la perfetta, le cromie perfette, lo studio di una prospettiva impeccabile, l'animazione della scena, la dolcezza dei volti divini, la crudezza dei volti dei carcerieri, insomma motivi tipicamente raffaelleschi. Ma quello che ci interessa proprio è il significato simbolico, il significato di una luce, di un qualcosa che interviene nella nostra vita. Per cui vediamo San Pietro abbandonato apparentemente, demolito nella speranza, quasi rassegnato a una fine imminente, che viene soccorso da chi? Viene soccorso da un angelo che viene mandato dal Padre Eterno, dal Signore, da qualcuno che comunque sta più in alto di noi, e interviene a risvegliarlo, a consolarlo, a fargli intravedere una speranza di luce, con la luce in fondo al tunnel. Quindi è un dipinto particolarmente forte, particolarmente intenso, particolarmente emblematico, che in qualche modo vuole essere la sintesi, no, del percorso di questa sera, che invita poi anche nelle situazioni più estreme a non perdere la fiducia in se stessi, a credere nella vita, in quelle che sono le possibilità che neppure noi possiamo conoscere di noi stessi. Ecco che lo abbiamo voluto inserire così, come una sorta di manifesto di un discorso che in qualche modo ha voluto collegare tutti i temi di questa sera. Quindi la liberazione di San Pietro, questo capolavoro in una delle stanze di Raffaello, e poi tutti gli altri elementi che si potrebbero citare in un'analisi molto più approfondita: il sonno dei carcerieri, che è poi il sonno della ragione, questo stordimento, quindi il prevalere in qualche modo di una forza del bene che sembra governare i destini dell'uomo. E per concludere così questa parentesi, però fino a un certo punto, perché poi è filo conduttore, per concludere diciamo questo intervento, Giovanni ha suggerito una lettura molto particolare di un personaggio che in qualche modo
è stato perseguitato in vita, ma è stato risarcito dalla storia. Parlo di Nelson Mandela, premio Nobel della pace del 1993, che pensate trascorse ben 27 anni in carcere in Sudafrica e poi diventò il presidente di quella nazione. Ecco che Nelson Mandela è diventato una bandiera, un'icona della libertà, un'icona di speranza, quindi un motivo che ci induce a pensare che una vita, anche di colui che è rinchiuso in un carcere, può essere recuperata la speranza, che nulla è veramente perduto finché c'è una vita che prosegue, che continua. Stephen Hawking, lo scienziato che è scomparso qualche giorno fa, diceva: finché c'è vita, io sono un uomo di scienza, diceva, ma finché c'è vita spero sempre che le cose possano evolversi al meglio. E lo diceva lui che viveva in una condizione di profonda sofferenza fisica. Ecco, Nelson Mandela quindi è stato un grande testimone del Novecento, dell'epoca che tutti noi, o quasi tutti noi, abbiamo vissuto, e quindi un modello e un riferimento di una capacità di resistere, di non piegarsi, di resilienza, diremmo oggi, no? Con un termine che così va molto di moda. Vorrei proporvi questa breve lettura suggerita dall'amico Giovanni, che riguarda proprio un discorso certamente di libertà che abbiamo più volte ripreso questa sera, di recupero, di speranza, ma anche di destino che ci vuole in qualche, che ci chiama in causa, che ci chiama in scena, un destino che in qualche modo può essere favorito dalla nostra stessa azione, del sentire, del comprendere e del volere. Scrive Nelson Mandela in una delle sue, in una lettera tratta dal suo vasto epistolario: dal profondo della notte che mi avvolge, buia come il pozzo più profondo che va da un polo all'altro, ringrazio gli dèi, chiunque siano, per l'indomabile anima mia. Nella feroce morsa delle circostanze non mi sono tirato indietro, né ho gridato per l'angoscia. Sotto i colpi d'ascia della sorte, il mio capo è sanguinante ma indomito. Oltre questo luogo di collera e di lacrime incombe solo l'orrore delle ombre, eppure la minaccia degli anni mi trova e mi troverà senza paura. Non importa quanto sia stretta quella porta, quanto piena di castighi la vita, io sono il padrone del mio destino, io sono il capitano della mia anima. Questo era Nelson. Giovanni Bevilacqua, in scena. Stiamo andando verso la fine, mancano poche cose. Vi invito cortesemente a non alzarvi quando vedete che il sipario si chiude, perché non è finita lì. E mi corre l'obbligo di ringraziare, anche se non abbiamo fatto poi nulla, un personaggio che definire un po' strano, visto che io ho 63 anni e lui ne ha di meno, è poco, è un cantante rap. Si chiama Mirko Chiave, non so chi di voi lo conosce, alzi la mano, non vedo nessuno, vabbè. Mirko Chiave è un cantante rap famoso, tra ovviamente le persone che hanno meno anni di me. E Mirko ha fatto una cosa molto bella, perché è molto simile alla mia, e quindi ovviamente dicendo che è molto bella la sua, elogio anche me stesso. Lui ha fatto con i detenuti del carcere di Napoli la stessa operazione che io ho fatto qui a Vicenza, ovvero lui ha cercato di insegnare e di educare alla musica un gruppo di detenuti, facendo scrivere loro delle canzoni rap e facendo poi comporre loro dei rap. Io ho chiesto a lui di, quando ho saputo di questa iniziativa, ci siamo messi in comunicazione via Messenger, con le cose che si usano adesso, queste social, queste cose qua,
E poi alla fine ci siamo un po' persi, ma non per cattiveria sua, non per malanimo mio, cioè sostanzialmente poi dovevo parlare con un'altra persona, quando ci siamo messi a parlare con questa terza persona poi le cose sono finite in brodo di giuggiole. Comunque ci siamo ripresi e ci siamo riproposti di riprovarci e di fare insieme questa operazione mettendo a commento delle fotografie i suoi rap fatti dai suoi ragazzi. Quindi intanto grazie, molte delle cose che ho letto sono state scritte da me, perché uno degli ultimi giorni che io ho frequentato la casa circondariale di San Pio X c'è stata un po' di maretta e ho visto Salvatore, che di solito era di buon umore, l'ho visto veramente molto abbattuto, molto arrabbiato, molto giù, era insomma non era il solito Salvatore. E tornando aveva avuto qualche problema con qualche detenuto che era appena arrivato, un soggetto strano che l'ho visto passare, era un po' agitato e quindi sicuramente non è stato un bel momento. E questo mi ha fatto riflettere, perché noi parliamo sempre dei detenuti, poveretti, poveri detenuti, poveretti. Fatto sta che il numero dei suicidi tra gli agenti di polizia penitenziaria è uguale, se non più alto, di quello dei detenuti. Vivono in un profondo disagio, i mezzi che sono dati loro sono sempre più scarsi, il numero dei detenuti è sempre maggiore, le possibilità che hanno di fare il loro dovere come vorrebbero è sempre deficitario. Per cui credo che i veri eroi alla fine della fiera, le vere persone che soffrono il carcere sono proprio loro, che sono persone come me e voi, che non hanno fatto niente di male ma che vivono tutto il giorno il carcere. Per questo va a loro il mio profondo riconoscimento. Questa cosa che ho scritto l'ho dedicata a tutti gli agenti di polizia penitenziaria, sperando che apprezzino il pensiero di un artista. Questa è per tutti questi personaggi che fanno il loro dovere indefessamente. Sì, certo, io dopo esco e torno a casa, sono taciturno, mi rimproverano i pensieri sempre cupi, mi rimproverano di non dire mai niente. Come posso raccontare la mia vita dietro le sbarre? Sì, certo, io dopo esco, ma nella mente ho le mandate di chiave dietro alle persone che ho lasciato in cella. Nella mente i loro insulti, le bestemmie in lingue sconosciute, i lamenti di chi sta male, il pranzo in piatti di ferro. E a casa i figli che dicono alla madre che il pranzo fa schifo. Turni di giorno, di notte, ho male ai piedi, ma la scuola dei figli costa e lo straordinario non mi pesa quanto pesa lo sguardo di disprezzo del detenuto, lo scherno dell'extracomunitario che si approfitta della sua lingua. Sì, certo, io dopo esco. La compagnia teatrale ringrazia Arianna Sossa, Micaela Sossa, Michela Cembran ed Emilio Zangiacomi Pompani. E poi Giovanni Bevilacqua e Giancarlo Bonomo.